che il colore azzurro gli donasse, l'avevamo già visto dalle scarpe che usa quando gioca in partita con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, ma il colore della nazionale, quello azzurro, gli dona ancora di più. Di chi stiamo parlando? Naturalmente del nostro numero 36, Riccardo Visconti. Andiamo a vedere quello che ha vissuto in questa bellissima primo debutto con la nazionale italiana. Seguitemi. La prima curiosità che mi è venuta in mente è stata sicuramente quando hai ricevuto la convocazione, dove eri e come hai reagito. Quando ho ricevuto la convocazione, sostanzialmente l'ho scoperto che ero con i miei genitori, tra l'altro è stato bello per questo, un po' inaspettato, molto inaspettato, però è emozionante, no? A maggior ragione essere con la mia famiglia, ero con i miei genitori, con Arianna, la mia fidanzata, e quindi è stato bello perché non sono stato io il primo a vedere della convocazione. La prima è stata Arianna e mi ha detto: oh, sei quindi stato... non hai ricevuto una telefonata, hai letto solamente il messaggio. Esatto. Cioè, c'era il sentore, però non ho mai detto gatto, ecco, non dico gatto finché non ce l'ho nel sacco, quindi ho fatto finta di niente, poi l'hanno scoperto prima loro, quindi è andata. Anche perché spesso abbiamo visto coach Pozzecco qua in arena, e quindi volevo sapere, secondo te cosa l'ha colpito di te? Nel senso, ti ha visto giocare e ha detto: cos'è la cosa che Riccardo Visconti può portare in nazionale? Non saprei quello che lui può, posso provare a ipotizzarlo io, che... quest'anno sono cambiato tanto, cioè io mi sento tanto cambiato come giocatore, poi non sono io che devo dirlo, però i risultati stanno parlando, no? Poi ovviamente per quanto riguarda le conclusioni le devono fare gli altri, non le devo fare io, però quest'anno ho cercato di aumentare la mia intensità in campo, la mia energia, e presumo sia stato questo che ha fatto la differenza. Un po' di merito al coach Refrescia lo diamo sotto alcuni aspetti, assolutamente anche, sì. Visto anche mentali, queste energie in più che hai messo in campo. Assolutamente sì, non so dirti la percentuale, però molto è merito suo, poi ovviamente c'è stato anche il merito mio, che è stato quello di aver pazienza e di ascoltare, di cercare di assorbire come devo continuare ad assorbire tantissimo, però c'è molto del merito suo, della costanza col quale mi allena. Lui si dice: sono esigente, quindi quell'essere esigente che a me serviva tantissimo in questo momento. Tra le due partite, quindi quella contro l'Ucraina, che è stato proprio il tuo debutto, e quella contro la Spagna, qual è stata la più emozionante, che ha più significato di più per te, e anche il ricordo più bello di questo proprio debutto in nazionale? La partita con la Spagna era la prima partita contro una nazione forte, ma non per andare contro l'Ucraina, però è stata emozionante sotto quel punto di vista, però l'esordio è l'esordio. E credo che la schiacciata per giunta. A parte la schiacciata, però il momento più emozionante per me è stato il percepire dopo il primo canestro, che io non me lo aspettavo entrare, cioè speravo, però c'è stato un momento nel palazzetto in cui si esultava ovviamente per i canestri. Sul mio canestro non c'è stata tanta esultanza, perché c'è stato, cos'è successo? Perché ero appena entrato e ho avuto la fortuna di fare subito il primo canestro, quindi è stato, quello è stato un momento di shock, tra virgolette. Perfetto. Adesso la nazionale, diciamo che è una parte chiusa di questa prima parte. Adesso ritorniamo con la testa e il cuore al campionato, e poi ci aspetta Brindisi. Quindi volevo un messaggio da parte 2 per i nostri tifosi, perché adesso inizia un momento molto importante per la VL. Beh, chiaro, il messaggio può essere quello che il campionato non è finito, assolutamente. Sicuramente ci siamo tolti delle belle soddisfazioni finora, però finire peggio sarebbe come cancellare, no? Le buone cose che abbiamo fatto finora, quindi ci sono ancora 11 partite, la classifica è molto corta, quindi dobbiamo essere concentrati, soprattutto le prossime partite sono molto importanti parlando di scontri diretti, e quindi il messaggio è questo, che dobbiamo essere carichi noi in campo, carichi i tifosi sulle tribune, e tutti insieme cercare di concludere al meglio una stagione che abbiamo iniziato secondo me molto bene. E quindi ragazzi, domenica tutti in arena per continuare a vincere insieme.